In questa puntata abbiamo parlato di olio extravergine d'oliva, un prodotto per il quale è entrato da pochi mesi in vigore l'obbligo di etichettatura di origine. E proprio questa è la parola dell'agricoltura che approfondiamo con il dottor Deserti. Che cosa si intende per origine dei prodotti agricoli? L'origine dei prodotti agricoli individua il luogo dove questi prodotti vengono ottenuti. In altre parole, sono il paese, la regione o anche il comune dove viene coltivato direttamente uno zucchino piuttosto che un grano, oppure dove viene allevato una mucca o un maiale. I consumatori come possono avere la garanzia dell'origine dei prodotti agricoli? Il modo e lo strumento per avere la garanzia dell'origine è l'etichetta dei prodotti, dove può essere ricercata e trovata l'informazione esatta dell'origine, quindi se quel prodotto è effettivamente italiano o ha un'altra provenienza. Il problema è che sulla base delle regole attuali, sia delle leggi italiane ma soprattutto delle leggi comunitarie, non su tutti i prodotti agricoli e prodotti alimentari è previsto l'obbligo di etichettatura e di indicazione dell'origine del prodotto agricolo. E per quali prodotti è proprio obbligatoria l'indicazione di origine? Esiste un quadro abbastanza ampio, giusto per dare un'idea, quasi 2/3 dei prodotti agricoli oggi arrivano al consumo sulla base di prodotti anche trasformati che prevedono l'etichettatura d'origine. Parliamo ad esempio delle carni bovine, per le carni avicole, le uova, il pesce, ma anche, come abbiamo detto, l'olio d'oliva, ma anche il latte fresco ad esempio e anche tutti i prodotti ortofrutticoli. Per la parte restante proprio si sta lavorando ad avere una legge che chiarisca e definisca i criteri proprio per avere su tutti i prodotti questo strumento di trasparenza che va a vantaggio sia degli agricoltori ma soprattutto dei consumatori.